Manifestazione nei locali del Ministero del Lavoro di Napoli da parte dei promotori della legge per il reddito minimo garantito in Regione Campania. Studenti, immigrati e cittadini si sono recati negli uffici regionali per presentare la proposta di legge alla direzione degli uffici competenti che hanno provveduto a protocollarla. Dopo la raccolta firme avvenuta nella scorsa settimana, oggi si è voluto certificare il percorso, i risultati già realizzati, le caratteristiche e la sostenibilità. I promotori considerano infatti la legge indispensabile per una regione quale la Campania, con tassi di disoccupazione e di emigrazione giovanile molto elevati. Ai nostri microfoni le opinioni di una studentessa e di un mediatore culturale. Sappiamo che questo è uno scenario nazionale che all'oggi è fortemente sentito, ma noi crediamo che nella nostra regione, che vive un livello di disoccupazione altissimo, delle soglie di povertà sconvolgenti che appartengono a tutto il mondo della precarietà, il lavoro, la casa, il reddito appunto, e quindi la necessità di voler portare avanti un'esistenza, ci rendiamo conto che soprattutto in questa regione è fondamentale che una legge di questo livello venga approvata. Oggi siamo qui negli uffici del lavoro a Via Marina perché vogliamo delle spiegazioni, vogliamo che ci sia chiarito la regione che cosa ha intenzione di fare. Lo facciamo soprattutto oggi in vista anche dello scombuio che sta attraversando la regione. Vorremmo capire il presidente De Luca che cosa ha da dire, vorremmo capire in che modo verrà affrontata questa legge. Noi crediamo che oggi ci sia, come dire, un lavoro organico sotto questo punto di vista. Pure se non possiamo firmare questa legge, stiamo aiutando italiani con immigrati a partecipare a questo legge che stanno formando, che sia approvata, perché è una legge che permetterà almeno, sappiamo che in Regione Campania la gente lavora nel nero e questo reddito permetterà a sopprimere un poco il lavoro nero e permetterà anche a colmare il camorra, perché la gente che non trovano da lavorare fanno parte delle situazioni disagiose. Come io faccio un esempio, a Castelvetrano migliaia di immigrati vivono lì e al fine del mese è difficile neanche pagare l'affitto.